Roberto Scarpini, io ho detto che quando hai la lavatrice attaccata non devi attaccare anche il microonde, perché poi salta, cioè, poi salta tutto. Almeno il contratto da 9 watt devi farlo, da 9, almeno da 9, almeno da 9. No, sei 9, hai ragione nel fare i complimenti alle due squadre, perché è stata una grandissima partita fra due delle migliori squadre del calcio under 19, insieme all'Atalanta. Insieme all'Atalanta e alla Fiorentina. E alla Fiorentina, complimenti, perché è stata una partita straordinaria. E è iniziata alle 18.30. Questa è la premiazione con il grandissimo successo del Torino, che ha vinto soltanto ai calci di rigore. Però è stata veramente una botta e risposta. Bella, bella, bella la partita. Prima mezz'ora meglio il Torino, poi nel secondo tempo quasi sempre solo Inter. Nel supplementare ritrova il vantaggio il Torino, trova il pareggio l'Inter, e poi ai calci di rigore invece il Torino ha dimostrato di avere maggior freddezza. Anche se il gioiellino del campionato primavera, Millico, gli dobbiamo tirare un po' le orecchie, perché è andato al dischetto. Per fortuna del Torino non è stato comunque, non è stato un errore decisivo, però il cucchiaio, Millico, il cucchiaio, non è ancora tempo. Devi fare 6 a 23 gol più 2 in Coppa Italia? Bene, il cucchiaio non esiste, faglielo fare a Totti, ma non lo puoi fare, eccolo qua, Millico. Sei forte, sei fortissimo. Ti ho visto dal vivo per la prima volta, mi ha impressionato questo ragazzo, mi ha fatto un'impressione. Guardate qui. Oh. Non lo devi fare, Millico! Spacca la porta e basta! Perché si allenano sempre sti ragazzi a prendere le traverse, no? A fine allenamento, fanno le sfide, quindi loro sono abituati a segnare. L'ha presa bene, però, piena. Io ti dico che oggi ho visto dal vivo il campionato primavera, oggi la Supercoppa. Ci sono giocatori straordinari. Ma ti è piaciuto Esposito? Il nostro Esposito da Castellammare di Stabia 2002 dell'Inter. Ma che roba è! Ma poi forza fisica, il Torino più fisico dell'Inter. Sì. C'è un problema però, che io vado a vedere in giro le stesse partite, magari in Olanda, e vedo nell'Ajax giocano i 2002, i 2003, e poi li rivedo anche giocare in prima squadra. Questa hai ragione, questa hai ragione. Magari non nello scontro col PSV, non nello scontro col Feyenoord, ma li vedo giocare in prima squadra. Qua con l'Excelsior. Sono bravissimi, però al massimo cosa possono aspirare a fare piano, piano, i Serie C per i prossimi due anni. Però sta cambiando qualcosa, Donnarumma, Cutrone, Zaniolo, Milico che poteva esordire con l'Udinese. Piano piano ci stiamo arrivando anche noi, piano piano. Ci stiamo arrivando. Piano piano. Tra l'altro su Esposito, molto piano, molto molto piano. Piano. Tra l'altro Esposito ha avuto un'offerta importante del PSG proprio nel periodo del mercato. C'è stato un incontro a Roma, è chiaro che lui è molto legato all'Inter, però sono ragazzi chiaramente, come dice, ma sono d'accordo con Fabio, poi dovremmo vederli con un po' più di continuità nelle nostre prime squadre. Lui non ha dato una risposta al PSG, ma ne parlavate, stavate saltando le doti, è molto ben attenzionato. E beh, Esposito ha segnato il gol del 2-2 che abbiamo visto, perché tra l'altro in commento tecnico oggi il nostro commentatore insieme a Gabriele Schiavi era Moreno Longo, allenatore della primavera del Torino. È stato molto bravo. È stato molto bravo, ti ringraziamo e ovviamente estendiamo i complimenti a Longo, mentre a bordo campo ha curato per noi il commento tecnico insieme a Giada Giacalone e Stefano Vecchi, quindi un po' di Inter, un po' di Torino, ma Esposito, i complimenti che ha fatto Moreno Longo, ha detto il vero vantaggio è che tu vedi una Supercoppa e ti segna un 2-2 e ti fa una prestazione, perché è entrata, ha spaccato la partita, sì. È stato straordinario. Mi aspettavo un qualcosina in più da Colidio. Merola. Come? Merola? Merola, mi aspettavo qualcosina in più. Beh, è andato sempre visto un po' nelle occasioni da gol, non ha avuto la pulizia nell'ultima giocata, perché è arrivato sempre in anticipo sull'avversario per tre volte. Guarda, questo è il 2-2 di Esposito, 2002, subentrato, paf, 2-2 Esposito, 2002, arriva da Castellammare di Stabia, scusa se ti ho interrotto, però Merola oggi così, mentre nonostante non abbia segnato, nonostante il cucchiaetto, a me ha fatto un'impressione dal vivo Millico, tanta roba. È stato un atteggiamento, secondo me, quello generale della Juventus oggi, che a un certo punto si è ridotta a fare il gioco dell'Atletico di Madrid, non avendo la determinazione, la cattiveria, l'organizzazione difensiva. E forse tra l'altro, con tutto rispetto, avessero perso, scusami Alfredo, avessero perso 2-0 in casa dello Schalke 04, potrei farti passare il concetto della presunzione, cioè mi sento superiore. Certo. Ma con l'Atletico, che è il più rognoso fra gli avversari che ti può capitare, intanto è un risultato che nel calcio, lo sappiamo, può essere ribaltato. Secondo me, più che il risultato, è quello che lascia la mare in bocca questa sera, è la prestazione, non il risultato, prestazione, perché non c'è stata la prestazione l'anno scorso con il Real al Bernabéu.
erano stato passati e avevano fatto la rimonta. Era stata storica. Ben differente la prestazione. Cioè, poteva anche finire 0-0, ma la prestazione, no, prestazione rimaneva. Non c'è stata. Poi hanno perso, e hanno perso giustamente, perché l'Atletico ha fatto molto di più. Parleremo ancora di Icardi, perché oggi è andato a fare la visita medica. Signori, sta bene, tutto ok? Il ginocchio? A fa cosa? Era finto il ginocchio. Questo lo dici no, tu, cioè, io no, oggi ho già delle quelle, ho letto che c'era, che aveva male al ginocchio. Non vorrei lasciarle. No, no, ho letto che hanno certificato. Ho letto che aveva male al ginocchio prima di arrivare qua. Sì, hanno certificato che è lo stesso problema estivo che gli ha permesso di giocare. C'era comunque un problema al ginocchio, perché l'ho letto sulla Gazzetta oggi alle 6. Sì, sì. Ma questo, scusate, al di là dei problemi Wanda e società e tutto, se un giocatore ha dei problemi dall'estate al ginocchio, e qui rientro il discorso della pallacanestro, il ginocchio è il punto più delicato in assoluto per un qualsiasi sportivo, quindi lui, questo al di là del contratto, dei problemi, se ha problemi al ginocchio sin da, cos'era, Scarpen? Da quando è che inizio stagione, quindi il comunicato è chiaro. Però ne parleremo tra poco della situazione di Icardi. Prima però dobbiamo chiudere la prima parte con le quote di Bwin. Roberto Scarpini, direttore di Inter TV. Siamo in modalità aereo, ma soprattutto ci sono problemi nello spogliatoio tra Icardi e il resto dei compagni. Questo non lo so. So che le visite di oggi hanno evidenziato che non ci sono variazioni rispetto a uno stato di inizio stagione. Cioè, se io dico che ho un problema, uno controlla per vedere se è accaduto qualcosa, quindi tutto sommato è una buona notizia, nel senso che non ci sono le situazioni peggiorative rispetto a quelle di inizio stagione. Sentivo nel servizio che diceva il ginocchio sta bene, il comunicato non dice questo, il comunicato in maniera molto precisa dice che non ci sono variazioni rispetto agli accertamenti che vengono fatti come normale, come prassi ogni anno per ogni giocatore, nessuno è mai entrato in questo dettaglio. Io che sono uno che pensa sempre positivo, penso e spero che alla fine tutto ritorni nella condizione ottimale di avere un giocatore di valore a disposizione all'interno di un gruppo di valore per andare a centrare quegli obiettivi che l'Inter ha lì e che vuole raggiungere con il suo organico. Sentiamo cosa ha detto oggi in conferenza stampa prima dell'Europa League, domani a San Siro, Luciano Spalletti sulla vicenda Mauro Icardi. Il discorso è prima di tutto mettere a fuoco che queste situazioni qui non si risolvono con le chat, con i video e con i like, si risolvono direttamente con le parole e con lo stare insieme, magari qualche volta essendo anche un po' al di sopra di quello che dovrebbe essere il rapporto, però perlomeno diventa tutto vero, diventa un contatto molto reale. E probabilmente in questo caso qui, se ci si ricorda come si faceva una volta, diventa tutto più facile. Si dicono le cose che ci sembrano giuste, si fanno le cose che ci sembrano giuste, come in questo caso qui, e poi quello di essere giusti è la cosa che viene recepita di più nel migliore dei modi da loro, perché probabilmente a me non mi è riuscito nella sua totalità di essere giusto, però ci ho sempre messo tutta l'attenzione possibile, perché quello di mandare dei messaggi più o meno che arrivino a tutti, tento di farlo. Guido Bagatta, la tua opinione su questa vicenda? Non ho capito una cosa che ha detto Spalletti, cioè, ti giuro, ho cercato di... Io faccio un po' di fatica. Rimandiamo? Sì, un po' come il gufo. Rimandatemi un attimo con rallentì di una volta. No, si fa un po' di fatica perché sembra che voglia dire delle cose, lanciare dei messaggi, però i messaggi non sono mai quelli che uno dovrebbe ricepire, o sono io, se faccio un po' di solito Toscani sono molto più diretti, nel senso Allegri quando vuol dire una cosa te la dice, qua onestamente è un giro e rigiro. E la tua domanda si riferiva a Spalletto o in generale? No, in generale, sulla vicenda in generale. Io credo che il punto chiave della vicenda non sia tanto il rinnovo, che peraltro è a 2 anni e mezzo, diceva Fabio, della clausola da 110 milioni per l'estero. Quello si può risolvere. Credo che sia la frattura dovuta alle frasi della signora nei confronti dei compagni, la frattura all'interno dello spogliatoio.
e qualsiasi sia lo sport, dalla pallamano al basket, al calcio, alla pallavolo, al football americano, quando c'è una frattura di quel tipo all'interno di uno spogliatoio è difficilissimo ricomporla per un solo motivo, che non sono solo due, non è Icardi contro Perisic, ma è Icardi contro tutti, perché lei, quando ha detto non gli danno la palla, se ci fossero gli altri giocherebbe meglio, non ha indicato un giocatore, ha parlato della collettività. E quindi tutti, anche D'Ambrosio, per dire uno, anche Handanovic può sentirsi colpevole di fare il rinvio sbagliato oltre la metà campo. E questo, Icardi poi ne avrà parlato sicuramente con i suoi compagni, però rimane sempre nella retromente dei compagni di squadra. E questo secondo me è il problema più grosso. Tutto il resto... Poi, tra l'altro, siccome... siccome sono trascorse 24 ore rispetto a ieri, ma questo lo direbbe anche Catalano, perché noi ieri abbiamo toccato l'argomento per almeno 35 minuti e in queste 24 ore non è accaduto nulla. Per me la moglie ha detto quello che pensa lui, per cui se lui non avverte la necessità di chiarire questa cosa, forse parte anche da lui, e per me il problema non si pone più. Il momento in cui parte da lui, è condivisa, sono due persone che sposate, che nel caso specifico lei è anche l'agente di lui, io ho anche il sospetto forte che sia partito anche da lui, visto che non hai preso, perché ho detto che sono trascorse 24 ore, non hai avvertito più la necessità, e non credo che l'avvertirai che più, ammetto le parole di Candreva che dice lo aspettiamo a braccia aperte, che mi sembra come dire dirlo, che il 25 ma che nell'Inter Natale, non ci sia Beccalossi... che dia la palla ai Icardi, non ci sia Becca 3 la vendetta, è abbastanza ovvio per tutti che non ci sia uno che passa la palla ai Icardi come potrebbe e vorrebbe Icardi, avrebbe fatto 10 gol in più. Da lì a dire che tutta la squadra non gioca con lui, perché la generalizzazione delle volte cerca di smaltire un po' l'accusa, però alla fine è peggio che mettere in inglese si dice single out, cioè mettere nell'angolo qualcuno e accusarlo di appunto non passare la palla ai Icardi. Manca però manca il passatore cortese, cioè uno che finalizzi per Icardi come vorrebbe. Però l'anno scorso ha vinto il campionato dei canonieri Icardi con 8 assist di Ivan Perisic, con gli stessi ma però generi le condizioni, se quest'anno Perisic in un'altra condizione o non gliela dà perché non vuole dargliela o non gliela dà perché non è in grado di dargliela. Ricordiamo che Perisic era già sul pulmino con la valigia in mano anche lui 2 mesi fa, quindi qualche problemino anche con questo c'è. In teoria anche 20 giorni fa. Sì, poco andiamo prima sul, della fine del mercato. Sono Ancelotti, perché